L'attivista per il clima Greta Thunberg e il movimento studentesco dei Venerdì per il Futuro sono stati nominati ambasciatori della coscienza per il 2019 da Amnesty International. Il movimento è stato promosso dalla ragazza svedese che dall'agosto 2018 ha deciso di saltare la scuola ogni venerdì per protestare di fronte al Parlamento del suo paese fino a quando non avesse intrapreso azioni più serie per contrastare il cambiamento climatico. And we are so grateful for that and I think I speak on behalf of everyone when I say that. Sono davvero grata e felice e credo di parlare a nome di tutti dicendo che è fantastico aver ricevuto questo riconoscimento, ha detto Greta. Now school ends next week and I have decided that I'm going to try to take a sabbatical year from school. La scuola finisce la prossima settimana e credo mi prenderò un anno sabbatico per viaggiare nei paesi diversi, tra gli altri in Nord e Sud America, dove mi hanno invitata a tenere degli incontri. Mi piacerebbe provare ad andarci senza prendere l'aereo, ha concluso la giovane attivista. Sono oltre 1 milione gli studenti che hanno preso parte all'ultimo sciopero dei Venerdì per il Futuro del 24 maggio in oltre 100 paesi.